Eccoci qui, l'ora dei traversi dello Stadio Pinto, direttamente là, dallo Stadio Pinto, col mio nuovo look sbarazzino. Cosa dirvi? Ultimi inserimenti, fa freddo. Ultimi inserimenti, battistuto sulla mia pagina personale. Le gaffe ai box che hanno visto protagonisti di vari piloti di Formula 1, tra cui Nigel Mansell, a cui ho dedicato una sezione speciale. Perdita della ruta, perdita del mondiale. Sempre all'estero con la Ferrari numero 27 col becco di papera. Arriva lungo in frenata, retromarcia, squalifica. E poi, insomma, Mansell sperona Senna per un finale folle. Poi, insomma, in divenire, cosa bolle in pentola? Come sempre il vostro Giancarlo 27, un fiume in piena. Carne a cuocere, CR7, prossimamente Massimiliano Rosolino, il primo italiano a vincere un oro olimpico insieme a Fioravanti nella leggendaria Olimpiade di Sydney 2000. Ho inserito Battistuto sulla mia pagina personale, la sua mitraglia, le sue esultanze, insomma, soldatino vicino alla bandierina, braccia aperte sotto la curva, braccia concerte, chitarra, mitraglia. Altri sportivi non me ne vengono, mi verranno sicuramente. Per le notizie, insomma, varie da Caserta e non solo, sempre per belvedere.net. prossimamente articolo sulla Formula 1 fatto da me: le macchine forgiate a immagine e somiglianza dei loro piloti. Hamilton che forgia la Mercedes come se fosse la sua fotocopia. Stesso discorso Dickens per Michael Schumacher, stesso discorso per certi versi anche per Valentino Rossi, che insomma dalla Honda passò alla Yamaha, la Honda che voleva insomma rimarcare la sua supremazia dal punto di vista tecnico, facendo leva sul suo marchio. Invece Valentino Rossi, che aveva sviluppato lui la moto, andò a Yamaha e vinse la prima corsa, insomma, in Africa, in Sudafrica, duello stellare con Max Biaggi, tutto italiano, sulla gialla 46, gialla e blu, vittoria leggendaria con un bacio finale alla carina. Bel duello con Max Biaggi, insomma, gli anni d'oro della MotoGP con Rossi, appunto, Capi Rossi e Biaggi. Rossi che l'anno scorso ha, insomma, dato l'addio alle moto, era anche ora, e niente, che dire. Giancarlo 27 vi saluta, come sempre, carne a cuocere, quante ne volete voi, chi mi ama mi segue. Libero e felice come il demonio, semplicemente unico. Ciao dal vostro cavaliere solitario. Buona giornata e buona settimana.